Il carcere di Poggioreale andrebbe abbattuto, il capo dell'amministrazione penitenziaria rimosso dall'incarico. È la provocazione lanciata dal sindacato di polizia penitenziaria Aldo Di Giacomo, che questa mattina ha tenuto una conferenza stampa di denuncia davanti alla casa circondariale contro il sistema carceri, contro il sistema Poggioreale, simbolo del fallimento delle politiche penitenziarie del paese. La provocazione nasce dopo l'evasione rocambolesca di un detenuto polacco dal carcere di Napoli. L'allarme era stato lanciato, forse era nell'aria quello che è accaduto? Ma l'allarme era stato lanciato, almeno per quanto mi riguarda, ormai da più di un anno che io faccio conferenze stampa lamentando che il carcere di Poggioreale è l'emblema del fallimento del sistema carcerario italiano. Io non condivido la posizione degli altri sindacati. La carenza organica è uno dei problemi, ma non è il problema delle carceri italiane. Il problema delle carceri italiane è il sistema che non funziona. Oggi abbiamo questa famosa vigilanza dinamica che premia tutti e che mette nelle condizioni i poliziotti di subire le peggiori angherie, ma soprattutto i detenuti, quelli volenterosi che si vogliono rieducare e non riescono a farlo perché subiscono le sopraffazioni peggiori che si possono immaginare. Lo dice la rissa della settimana scorsa, che ha visto coinvolti 40 detenuti, mafia nigeriana e napoletani per la presa di posizione all'interno del comando, all'interno delle carceri. Nelle carceri oggi abbiamo una certezza, che lo Stato, nella maggior parte delle carceri, compreso quello di Poggioreale, lo Stato non ha più il controllo. Su questo è un dato assolutamente di fatto. La mia provocazione di abbattere il carcere di Poggioreale è una provocazione seria, cioè nel senso che il sistema Poggioreale è un sistema da abbattere, perché non è pensabile costringere i detenuti in una situazione del genere, ma soprattutto gli operatori penitenziari ad operare in una situazione veramente indegna. Erano oltre 100 anni che non accadeva un episodio del genere. C'è riuscito Robert Livoski, cittadino polacco 32enne, arrestato dalla squadra mobile del capoluogo campano il 5 dicembre del 2018 per omicidio. Aveva ucciso un ucraino che difese una donna dalle sue avance. Sono in corso ricerche a tappeto da parte di tutte le forze di polizia. L'uomo è alto circa 1,80 m, di corporatura magra, carnagione chiara, capelli radi castano chiari. Al momento della fuga aveva la barba e un'andatura claudicante. Chiunque lo vedesse, dice la questura, è pregato di contattare subito i numeri di emergenza e soccorso pubblico. Lisomski è considerato un personaggio pericoloso. L'uomo si è calato al di là del muro di cinta del carcere di Poggioreale utilizzando una lunga fune. Lisomski sarebbe riuscito a superare il muro perimetrale del carcere dal lato di via Francesco Lauria, quello cioè che affaccia sul centro direzionale. Beh, evidentemente il detenuto ha studiato tutte quelle che erano, una cosa che è stata organizzata a tavolino, nel senso che ha studiato tutti gli orari di servizi dei colleghi, ha costruito la fune che poi gli ha consentito, che non si vede, ma è una cosa veramente impensabile, guardi, che gli ha consentito poi di calarsi, approfittando degli spazi di mancanza di controllo che lui ha studiato durante gli ultimi mesi, poi è riuscito a calarsi e a scappare.